Il signor di Cesare, coadiuvato dagli assistenti Thierry e Di Simone, dirige la delicata sfida salvezza tra Prosacco e Spartak. Entrambe bisognose di punti, si affrontano in una delle tante sfide cruciali che da qui alla fine del campionato scandiranno il programma del calcio Wisp nostrano. La Prosacco di mister Selvaroli scende in campo con Romanelli, Porfirio della Torre, Leonio, Nazzarro, Cieri, Giacintucci, Colatriano, Crasta, Polimeno, Astrologo e Manuel della Torre. Lo Spartak attacco di mister La Bozzetta risponde con Pape Samba, Michele Esposito, Rapagna, Smirnov, Dieng, Si, Talla, De Marinis, Petit, Marcucci e Lucicin. 30 secondi e la Prosacco passa in vantaggio. Ottimo lavoro di Astrologo, sterzata ed assist per Polimeno con il numero 9 nerazzurro che spara sotto la traversa la sfera del momentaneo 1-0. Sembrerebbe una giornata di grazia per la Prosacco che al terzo minuto accarezza il raddoppio. Manuel Della Torre vola sulla sinistra, cross al centro, ma la mira di Polimeno stavolta fa cilecca. Al quinto, decisione discutibile del signor Di Cesare, Romanelli opera il rinvio e viene fermato dal direttore di gara che ravvisa un'infrazione dell'estremo difensore tra le proteste vibranti della panchina nerazzurra. Un eccesso di zelo con la punizione scarabocchiata di Lucicin che mette tutti d'accordo. I locali confezionano un'altra palla gol, Colatriano si invola verso Pape Samba ma sul più bello alza troppo la conclusione e manda clamorosamente oltre la traversa. Al ventesimo c'è il pari Spartak con Giacintucci che scalcia via Talla e per Di Cesare non ci sono dubbi. Dal dischetto lo specialista Smirnov spiazza Romanelli per il gol dell'1-1 che cambia l'inerzia del match con lo Spartak maggiormente volitivo e propositivo. L'ex Quelli della Notte Petit ci prova dalla media distanza con Romanelli che controlla, successivamente Marcucci a provare il tiro a giro con Romanelli che risponde con un ottimo colpo di reni. Con il montaggio di Marco Maselli passiamo alla ripresa e all'espulsione di Lucicin. L'attaccante ucraino reagisce dopo un contatto con Porfirio Della Torre e prova a farsi giustizia da solo. Entra taccia da Rosso che subito viene estratto dal signor Di Cesare. Con gli ospiti in 10 la gara comunque non decolla e prima Romanelli è bravo a sventare un pericolo in area nerazzurra, poi è Pape Samba a rispondere con un'uscita tempestiva per bloccare Manuel Della Torre lanciato verso la porta. Lo Spartak prova a pungere con Marcucci, ma la diagonale di Porfirio Della Torre evita ogni tipo di complicazione in casa nerazzurra, mentre sul versante opposto Pape Samba commette forse l'unico errore di giornata, con Colatriano che manca la porta, con una conclusione dal coefficiente di difficoltà decisamente elevato. L'ultimo sussulto è nerazzurro, sponda di Polimeno e conclusione di Colatriano, con Pape Samba che respinge distinto con un piede. Finisce 1-1 per un pareggio che scontenta un po' tutti, ma una sconfitta avrebbe chiuso una porta che, nonostante sia socchiusa per entrambe le fazioni, resta tuttavia ancora aperta.